Ben ritrovati amici, oggi recensiremo la Beretta APX della Umarex a CO2. Vediamo adesso i dettagli di questa pistola. Replica fedelissima all'originale, come sono originali i loghi della Beretta presenti nella parte sinistra del carrello e sulle impugnature. Nella parte sinistra della pistola è presente anche il codice seriale. Nella parte destra è presente sul carrello il luogo di produzione della pistola e il calibro. Sopra il grilletto è presente la sicura. Pistola scarrellante, carrello in alluminio, parte inferiore in tecnopolimero di alta qualità. Nella parte inferiore sotto la canna troviamo anche una slitta porta accessori. Caricatore da 15 colpi in metallo. Come notiamo, la bomboletta non è al suo interno, ma è nell'impugnatura della pistola. Per arrivare alla sede della CO2 basta sfilare le due guancette. Con un po' di forza vengono via, ecco qua, e vediamo la sede della CO2. Prendiamo la bombolina, inseriamola dentro e avvitiamo sotto la farfallina fino a che non si serra completamente la bomboletta. Ecco pronta qua la nostra CO2. Una volta inserita la CO2, la pistola è pronta a sparare. Adesso, come vediamo, la pistola è insicura. Il pallino rosso è coperto. Per togliere la sicura, spostiamo indietro la levetta e il pallino rosso si scoprirà. Adesso è armata. La pistola simula il colpo finale, lo scarrellamento col carrello bloccato. E adesso prova di tiro! Adesso vediamo come inserire i pallini. Nella parte sinistra del caricatore, nella parte alta, abbiamo questa levettina. La dobbiamo spingere verso il basso e bloccarla in questa piccola scanalatura. Tramite questo buco adesso è possibile inserire i pallini o a mano o tramite il BB Loader. Adesso prendiamo il nostro dentino che abbiamo precedentemente bloccato e lo sblocchiamo. Adesso il caricatore è pronto. Una volta inserito il caricatore, la pistola è armata. Non importa scarrellare per incamerare il primo colpo. Le prove di tiro, come ci aspettavamo, non ci hanno deluso. Infatti abbiamo deciso di dare un voto alto a questa replica, 9 su 10. Per noi questa pistola ha una struttura molto solida e fatta con materiali di alta qualità, molto leggera e ben bilanciata. Queste caratteristiche ci hanno consentito di effettuare una bella prova di tiro. Siamo arrivati alla fine di questa recensione. Seguiteci, iscrivetevi al canale per essere aggiornati e mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. Come sempre, per qualsiasi dubbio, scrivete nei commenti qua sotto. Ciao! Ciao!